Comunicare l'importanza della sicurezza sul lavoro. A Milano il premio INAIL per giovani creativi. Antonello Marzio. La morte arriva dietro le spalle, colpisce il lavoratore, poi sparisce per fare nuove vittime. È il cortometraggio che ha vinto il premio Sartori organizzato dall'INAIL. Obiettivo dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, puntare sui giovani creativi tra i 18 e i 35 anni per campagne di comunicazione sulla sicurezza. In Lombardia nel 2018 ci sono stati 120.000 infortuni, 186 morti sul lavoro. Circa 22.000. Sono stati infortuni stradali, quindi infortuni sia in itinere nel tragitto casa-lavoro piuttosto che proprio di persone, di lavoratori che in occasione di lavoro usano il mezzo di trasporto per recarsi. Presente alla premiazione il direttore INAIL Giuseppe Lucibello, che sollecita le istituzioni locali a incrementare la formazione, a cominciare dai banchi di scuola, e sui controlli degli ispettori nei luoghi di lavoro per il direttore non bastano a evitare incidenti. Per vedere se la normativa sulla sicurezza è stata rispettata o violata, la competenza primaria è quella delle ASL, che sono particolarmente carenti di risorse personali e strategie. L'INAIL finanzia progetti che aiutano le imprese a migliorare la sicurezza, previsti per la Lombardia 63 milioni di euro per il bando ISI 2020.